Ed eccoci qua ad una nuova puntata del TG Suic. Eccomi qua, dai, allora adesso iniziamo subito ad andare. Allora, abbiamo iniziato la puntata di quest'oggi, di questo telegiornale, vicino al barbecue, perché oggi è stato il compleanno di mia nonna, quindi tanti festeggiamenti, tanti gli auguri. Naturalmente auguri e festeggiamenti nei limiti della pandemia e con le restrizioni necessarie. Successivamente abbiamo iniziato la puntata ricordando anche il caldo, perché oggi è davvero una giornata particolarmente calda. Un caldo torrido, tanto sole, poco vento. Una giornata che a me piace tantissimo, perché io adoro il caldo, adoro il sole. Ecco, questa giornata non è neanche la bisnonna della serata di ieri, perché ieri sera ci sono stati tuoni, lampi, pioggia e molto molto fresco, per alcuni magari anche freddo. Allora, abbiamo parlato di caldo e agganciamoci ad un altro tipo di caldo, non caldo riferito a temperature, ma caldo purtroppo riferito a principi di incendi. Oggi in via Giovanni Lasovico c'è stato un principio di incendio in un appartamento, in un palazzo. Naturalmente io personalmente, ma a nome di tutto il TG Suic, quindi a nome di tutto lo staff, annunciamo una vicinanza alle famiglie e poi successivamente anche vogliamo tranquillizzare tutti coloro che hanno letto la notizia nel dire appunto che comunque non è niente di grave, o almeno si spera. Oh, allora, sapete che ormai il TG Suic, almeno in ogni puntata, viene lanciata un'iniziativa, anche se il TG Suic è la stessa iniziativa, no? Dunque, in questa puntata noi come iniziativa lanciamo la nascita di una possibile rubrica chiamata Le nostre tradizioni Brianza Doc. In queste varie puntate di questa rubrica praticamente diverse persone portano come pillole di saggezza dei comportamenti, dei cibi, dei piatti che vengono cucinati in Brianza, oppure degli atteggiamenti che hanno i brianzoli e tutti coloro che abitano in Brianza. Come terzo argomento, un argomento personale, rimanga qua il mio libro, eccolo, un'autosponsorizzazione, anche se non sono il primo che me lo sponsorizza da solo. Che dire, vi consiglio di comprare tutti il mio libro di 91 pagine, dove praticamente in questo libro, come poi potrete vedere qua dietro, racconto un po' di me stesso, no? Si sta già vendendo, è online, è su Amazon e anche alla cartoleria qua di Sovico, quindi mi raccomando, compratelo in tantissimi. E niente, sperando che vi piaccia, io vi ringrazio a tutti coloro che lo compreranno o che lo hanno già comprato o che stanno dando una mano a venderlo. Il quiz del giorno è un quiz sempre autopersonale. Allora, mi dovete dire il perché la zucchina trombetta si chiama in questo modo. Può essere banale, ma non per tutti sarà così semplice. E poi presto arriverà una puntata dedicata al mio orto, Inviate il video con la risposta alla mail del TG Suic, la notizia di Suic @gmail.com, la mail, il mio libro, io e il TG Suic, vi aspettiamo domenica prossima.